Sono Dario Pontiggia, mi occupo di costruzione di strumenti musicali ormai dal 97. E questo è il mio laboratorio. In questo periodo sto lavorando più che altro su arpe. Ho iniziato facendo chitarre. Dopo circa 10 anni dall'inizio ho lasciato il mondo della chitarra per dedicarmi al mondo dell'arpa. Come nasce questa passione? Ho iniziato a suonare la chitarra in un villaggio turistico. Forse i miei disperati a sentirmi strimpellare veramente male la chitarra mi hanno spedito a un corso di chitarra dove ho avuto un maestro che era anche un tester per una rivista. Lui testava le chitarre, si chiamava Rocco Perugini. Così ho iniziato a vedere chitarre bellissime, invece io avevo una chitarra veramente molto brutta. Ho cercato in qualche modo di metterla a posto, non ci sono riuscito e ho deciso di costruirmi una chitarra. Ho costruito una chitarra che in qualche modo stava insieme e sono anche riuscito a venderla. Da lì ho iniziato a fare la seconda, la terza, la quarta e dopo la necessità di capire di più delle corde e degli strumenti musicali mi ha portato a costruire arpe. Il primo strumento che ho copiato è l'arpa Barberini, che si trova al Museo degli Strumenti Musicali di Roma, uno strumento del 1600, ho fatto la prima copia, è piaciuta molto, da lì sono arrivate richieste un po' da tutto il mondo e sono stato fagocitato e aspirato dal mondo dell'arpa. Costruisco da zero arpe medievali, rinascimentali, barocche italiane, gallesi e arpe a pedali a movimento semplice del 700, le arpe della corte di Maria Antonietta. E poi restauro tutto quello che c'è dal 1820 indietro. Queste si chiamano le linee della meccanica per controllare che si muovono tutte nel modo corretto. Sono un pochino rigide e se non vengono fatte muovere nel modo corretto poi non si riuscirà a suonare bene lo strumento perché la meccanica non funzionerà mai veramente bene. Per la realizzazione di un'arpa la cosa fondamentale è la matematica delle corde. Perché? Perché se non viene sviluppata nel modo corretto o uno fa uno strumento che suona male ed è già un grande successo, o fa uno strumento che rompe corde ed è la normalità, o è uno strumento che esplode. Il laboratorio, questo qua, sembra un museo di pezzi, in realtà è un cimitero di pezzi esplosi di arpe. Quindi è fondamentale la progettazione dello strumento, che parte dalla progettazione delle corde. Su un'arpa barocca c'è un carico di più di mezza tonnellata. Su uno strumento che pesa 10-12 kg ci sono 500 kg. È come prendere quasi una vecchia Fiat 500 e parcheggiarla sopra lo strumento. Se non è progettata bene lo strumento e quindi bene la matematica delle corde, fa un gran botto e salta per aria. Mediamente quante ore lavora al giorno? Troppo tempo. Beh, allora, le ore di laboratorio sono abbastanza. È stato un periodo in cui ho fatto una follia. Ho detto, proviamo a lavorare come si lavorava nei secoli scorsi. Quindi ho costruito una chitarra ottenendo i ritmi di quell'epoca. Cioè, ho provato a fare 18 ore tutti i giorni non stop sullo strumento. Perché per migliorare la manualità. Cioè, la manualità più esercitata, più cresce. Ma quando all'epoca lavoravano con dei ritmi che oggi noi non abbiamo più perché siamo distratti da tante cose, gli strumenti diventano prolungamento del proprio corpo e quindi la manualità non è che migliora, cambia. Tempi di attesa? 2 anni per il nuovo e un anno e mezzo per il restauro. Siamo in 5 a fare arpe antiche in tutto il mondo e poi a fare quelle, appunto, come dicevo prima, le arpe del 700 sono l'unico. Chi sceglie di avere un oggetto il più possibile originale, quindi una sonorità il più possibile simile a quello che doveva essere nel 600 per il barocco, io rispondo a quell'esigenza.